Gianluca Piotti, titolare dello Yachting Club, grave episodio di cronaca la scorsa notte all'interno della struttura. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza, cosa è accaduto precisamente? Follia allo Yachting Club, un locale che ha una storia di relax nella sicurezza di giorno e di notte cinquantennale. E io sinceramente stavo dormendo, ma mio figlio mi ha immediatamente chiamato per questo episodio che è accaduto alle 13.38, una rissa tra due gruppi rivali che è degenerata dai pugni, un elemento ha tirato fuori una pistola, ha sparato al suo rivale, poi colpito, ha sparato intorno colpendo purtroppo anche degli innocenti. È stato molto brutto al mio arrivo, i feriti più gravi erano stati già portati via. Devo dire, sottolineare che il 118 ancora una volta un'eccellenza tarantina è intervenuto immediatamente, però i feriti meno gravi erano ancora sul posto e le macchie di sangue. Non è stato piacevole vederlo in un posto che in fondo considero come casa mia. Ma era una serata di discoteca? Assolutamente no, come è noto io sono anche presidente provinciale delle discoteche e le discoteche sono ferme dal 22 febbraio del 2020. Quindi, come tanti altri locali la cui struttura lo permetteva, abbiamo con gli opportuni permessi trasformato il locale in un, chiamatelo come volete, American bar, disco pub, eccetera. C'è un posto bar dove si ascolta la musica, e, tra l'altro non ad alto volume, con impianti che sono completamente diversi da quelli della discoteca, e si beve qualcosa. E non si balla, questo lo devo sottolineare, non si balla, non lo consentiamo, difficilissimo tenere le persone ferme, i grandi, figurati i giovani, ma ci sforziamo. E devo dire che, avendo avuto modo, questo è un dettaglio però, visto che mi hai fatto la domanda, avendo avuto modo di osservare attentamente a lungo le telecamere con le forze dell'ordine, per inciso io sono autorizzato perché sono il responsabile della videosorveglianza per la struttura, avevo proprio fatto caso che intanto non c'era un grande affollamento. Questa è una struttura che può accogliere fino a 2.000 persone, l'autorizzazione per la discoteca a 1.500, ci saranno stati meno di 300 ragazzi. E tra l'altro ho avuto anche modo di osservare tutti bei ragazzi, carini, anche perché c'era la maggior parte di questi una festa universitaria, e sì, stavano in piedi, qualcuno si muoveva, ma sicuramente, lo sottolineo, non ballavano. E poi di colpo questo episodio, che è un eufemismo definire increscioso. Piotti, si possono evitare certe situazioni e certi episodi? È praticamente impossibile. Allora, noi siamo attentissimi alla sicurezza, ma anche in discoteca, dove se vogliamo i controlli sono maggiori perché si paga un biglietto, ci sono gli addetti alla sicurezza alla porta, si può selezionare le persone, i famosi selector, si possono dire a delle persone di non entrare senza dargli, diciamo, tante giustificazioni, ma questo era di fatto un bar, e in un bar non puoi impedire alle persone, puoi accettare un numero chiuso di prenotazioni per i tavoli, ma se uno vuole venire a bersi qualcosa non lo può fare. E poi è stato tutto così repentino che sarebbe stato veramente impossibile, anche avessimo avuto un battaglione di persone della sicurezza, evitare l'accaduto. Però voglio sottolineare una cosa, prendendo lo spunto dalla tua domanda, che lo Yachting ieri sera non solo ha dato la massima collaborazione alla Forza dell'Ordine, in prima persona il sottoscritto, mio figlio, tutti i miei collaboratori dipendenti, ma anche con la tecnologia. La nostra struttura ha un numero, è coperta da oltre 30 telecamere, praticamente non c'è un angolo che non sia controllato e controllabile, tra l'altro che continuamente rinnoviamo. E fortuna, anche se parlare di fortuna in questo caso mi sembra paradossale, però diciamo la sfortuna per il delinquente è che la telecamera che puntava su dove è accaduto il fatto fosse di ultimissima generazione, altissima definizione, eccetera eccetera, quindi abbiamo avuto modo di riprendere l'accaduto in maniera chiarissima, e unita a tutte le altre telecamere con la nostra collaborazione che conosciamo bene
le posizioni, i percorsi, eccetera, e fammi dire in termini generici anche altre indicazioni raccolte con l'aiuto delle nostre persone. Abbiamo aiutato le forze dell'ordine a individuare velocemente e, come è noto, stamattina ad arrestare il responsabile dell'accaduto.